Ogni momento è buono per provare a migliorarsi e mettersi alla prova, ma c'è qualcosa dell'ultimo mese dell'anno che ci rende super ottimisti sulle possibili conquiste del nuovo capitolo della nostra vita che sta per cominciare. Obiettivi audaci e coraggiosi. Imparare il doppio salto mortale. Sì, potrei farcela. Buttar giù tutta la pancia, una volta per tutte, possibilmente. Viaggiare come non ci fosse un domani. Scrivere il prossimo Harry Potter. Sì. Smettere di fumare per sempre. Aspetta, non fumo. Peccato che i nostri superpoteri durino poco più di un paio di settimane, se siamo fortunati. E due sono le ragioni principali. La prima è che fare una lista di obiettivi impossibili ci fa sentire già soddisfatti senza richiedere in realtà il minimo sforzo per realizzarli. Il semplice pensiero di voler fare qualcosa di così grande ci gratifica a sufficienza. Come se il nostro compito si fosse esaurito lì. Senza contare che più grandi sono i nostri obiettivi, più di solito sono anche generici, il che li rende impossibili da misurare. Ma c'è un modo per aumentare le probabilità di successo anche degli obiettivi più audaci. E si chiama precisione. Facciamo un esempio. Prendiamo il tanto gettonato quest'anno, dimagrisco e torno in forma. Cosa vuoi dire? Non è per niente preciso. Come diavolo fai a capire se ci stai riuscendo, se sei sulla strada giusta oppure no? Se però lo fai diventare un quest'anno mi alleno per 30 minuti ogni due giorni. Così posso sentirmi più forte, più vitale e più energetico. Wow, tutto cambia, tutto! Vediamo perché nel dettaglio. Innanzitutto è chiaro quello che devi fare e per quanto tempo devi farlo, il che rende molto più facile misurare i tuoi progressi e anche meno faticoso metterli in atto. 2. Metti l'accento sull'azione, non sul risultato. In altre parole, sei meno incline a scoraggiarti perché non sei ancora in forma, perché stai comunque abbracciando il processo per arrivare alla meta tanto ambita e ti godi benefici immediati anche quando sai di avere ancora parecchia strada da fare. 3. È chiaro come vuoi sentirti quando lo fai e questo rende molto più facile continuare per tutto l'anno. Ma come sempre la parte più bella comincia ora. Con la massima precisione condividi qui sotto uno dei tuoi obiettivi più importanti per il prossimo anno. Occhio però, perché si realizza di sicuro. Quindi scegli con attenzione.